mio cuore già subito si inonda di grazia, perché io sto pensando a colui che ha creato il cielo e la terra e ha compiuto ogni opera buona, e mi ricordo che per il mondo questa persona è Dio, ma per me è mio padre. E quando penso che ho un padre che è Dio, il mio cuore si riempie di gioia. Per il mondo Dio è Dio, per quelli che credono che Lui ci sia. Per altri non ce n'è meno. Ma per noi, noi siamo delle persone che hanno un padre che di mestiere fa Dio. E questo cambia tutto. Per questo, Signore, quando pensiamo a Te nelle Tue tenerezze, nella Tua grazia, nel Tuo amore per noi, ci viene veramente da cantare con il cuore un canto d'affetto che ci ricorda che ogni giorno noi vogliamo mettere la nostra vita nelle Tue mani, che non vogliamo che nessun altro prenda cura della nostra vita, solo Gesù. Per questo Dio, ricevi la nostra adorazione, ricevi la nostra vita, mettila a posto, guarisci i cuori rotti, libera i prigionieri, nel nome di Gesù. Giocano a Enalotto.
fare un applauso di benvenuto a un personaggio. Ci sono due annunci oggi, e il primo è che questo giovedì non ci saranno. Io inizio da... Meno male, sarebbe dubbioso se facessero la placere. Allora, noi logicamente prima che battezziamo le persone vogliamo un po' conoscere la loro storia. Amen. Sapete che ogni cristiano è ex qualcosa. Anche ex che non faceva niente adesso fa. Non c'è bisogno di essere un ex molto brutto. Però ci sono gli ex drogati, ex alcolizzati, ex increduli, e tutti prima erano ex qualcosa. Amen. Anche extra comunitari, come dicono. E poi diventano cittadini del cielo. Cosa avete pensato di noi? Amen. Quindi noi inizieremo a fare, io inizierò a fare un po' da reporter a loro, e poi il pastore Pino anche verrà, ti racconterà un po', parlerà un po' con la Lucia, che è qua della chiesa di Gallarate, che sarà battezzata anche lei. Vedremo da chi inizierò. Inizierò da Elisa. Allora, la Bibbia ci insegna a non battezzare i bambini piccoli perché loro ancora non hanno coscienza di ciò che è la salvezza. E quando si battezza un bambino, devi almeno avere un'età cosciente, perché la Bibbia dice che prima noi dobbiamo credere per poi essere battezzati, e un bambino piccolo piccolo, neonato di qualche mese, non può credere. Mentre l'Elisa ha creduto, ha fatto un'esperienza con Gesù. Quanti anni ha Elisa? Ne ha 8 anni. E quando, prima di battezzare un bambino, comunque già in un'età abbastanza cosciente, noi dobbiamo investigare un po'. Quindi ho chiesto a sua mamma, ma è vero che Elisa... Gli ho detto sì, è vero. Ho chiesto ad Alessandra, che la cura nella scuola domenicale, ha detto sì. Poi sono andata a chiedere ad Elisa e gli ho detto: Elisa, perché tu vuoi essere battezzata? Tu cosa mi hai risposto? Che è stato Dio a mettermelo nel cuore. E poi gli ho detto: ma perché tu vuoi fare il battesimo in acqua? E tu cosa mi hai risposto? Che avete già fatto? Cristo. No. Io ti ho chiesto: perché vuoi fare il battesimo in acqua? E tu mi hai detto: perché io ho già fatto il battesimo in? Cristo. Cos'è il battesimo in Cristo? Accettare Gesù nel cuore. Bravo. E lei mi ha detto: sai, ho già accettato Gesù nel cuore e adesso voglio fare il battesimo. Allora gli ho chiesto: ma cos'è che ti ha detto Dio? E lei mi ha detto: è da un anno che Dio mi dice che devo essere battezzata e tu mi dici sempre aspetta. E quindi oggi era il desiderio dell'Elisa, vero? Sì. Quanto tempo è che aspetti? Non lo so. Da poco o da tanto? Più o meno? Meno del papà sicuramente. E quindi oggi sarà il suo battesimo. Sei contenta? Sì. Perché sei contenta? Perché è nervosa. Perché amo Gesù. Amen. È un po' commossa, emozionata, già. Ok, adesso prenderò Junior, però Junior parla portoghese, quindi ci vuole un altro microfono. Junior invece è da poco che è con noi. Da quanto tempo è che sei qua che vieni in chiesa? Da un mese. E uno si può domandare: ma così subito lo battezziamo? È perché Junior è nato in chiesa.
tutta la sua famiglia è credente, i suoi genitori sono credenti, tutti i suoi fratelli sono credenti, ma lui mi ha detto, anche se sono nato in chiesa, a un certo punto ho lasciato la chiesa e sono diventata la pecora nera della famiglia. Cosa è successo? Quando avevi 13 anni? Ho iniziato a fumare. Ho iniziato a fumare. A bere. E aos 14 anos e meio passei a usare droga. E quando avevo più o meno 14 anni e mezzo ho iniziato a fare uso di droghe. Comecei a fumare. L'inizio dell'uso di droga foi fumando maconha. Depois... Ho iniziato fumando la droga leggera che si chiama maconha in Brasile. Marijuana qua. Depois passei a sciarare cocaina. E poi ho iniziato a sniffare cocaina. E così, por diante, ogni tipo di droga. Ogni tipo di droga. E poi lui mi ha raccontato che comunque è stato così lontano da Dio. Parlava anche con sua moglie l'altro giorno, ma io dicevo, però è vero che Dio mette come un elastico nei credenti. Allora ti fa andare, 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 poi quando hai tirato cosa succede? E lui è tornato. Lui si è sposato con Kayla e le ha promesso, vero? Correggimi se sbaglio, gli ha promesso dal giorno che si sono conosciuti? No. Il giorno che a gente cominciò a namorare. Ah, dal giorno che abbiamo iniziato ad essere fidanzati, lui ha promesso a lei, io non mi drogherò più. Signore, che andiamo a fare domani alla faccia? Manca una brutta figura. Ha detto, signore, almeno un battesimo ce lo devi dare, no? E ho chiesto, signore, almeno il battesimo di Lucia, no? Almeno quello di Lucia. E io non lo sapevo. E lei me l'ha comunicato praticamente... mezz'oretta fa, quando siamo arrivati qui, che voleva battezzarsi. È da un anno che frequenta la nostra comunità, a Gallarate, veramente siamo a Somma Lombardo. La prima volta che l'ho incontrata, a casa di suo zio Domenico, mi ricordo che abbiamo pregato su di lei e lei... Ha sentito dietro, di cosa hai sentito? Un calore. Ha sentito la mano dello Spirito Santo, tanto che si è girato dietro per vedere se c'era, non so, qualche soffio caldo, qualche cosa, non so, dell'aria calda. E da allora il Signore l'ha cominciato a guidare, a condurre, gli ha dato dei segni di amore per lei, tanti segni di amore, la guarigione del bambino, tante altre cose, lei potrebbe scrivere tante cose, fare un elenco, però oggi non è l'opportunità, però almeno puoi dire perché hai fatto questa scelta. Per obbedienza, io ho deciso di fare questa scelta per obbedienza, perché almeno... Ho riconosciuto il Signore come mio unico Salvatore, da Gesù Cristo. Amen. 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 Adesso Alessandra e Andrea entreranno in acqua. Non posso fare io questi battesimi perché sono caduta. E ho una ferita qua, comunque fanno loro. La Bibbia dice che basta che ci siano dei discepoli di Gesù, loro due sono due buoni discepoli di Gesù. Gloria a Dio. E vi battezzeranno loro. Chi è la prima vittima da mollare? La Bibbia dice che il battesimo è un segno di morte. Morte alla vita vecchia e una nuova nascita. Si nasce per una vita nuova. Amen. Per questione di età hanno scelto l'Elisa. I bambini possono mettersi magari qua davanti per vedere i battesimi. Ogni persona che sarà battezzata ha scelto una canzone. E andate qui. Elisa, tu credi che Gesù sia morto per te? Sì. Tu
credi che Gesù sia risorto per te? Sì. Tu vuoi che Gesù Cristo diventi il tuo personale salvatore, il Signore della tua vita? Sì. Tu vuoi camminare per le sue vie, per tutta la tua vita, ubbidire alla sua parola, vivere una vita da cristiana per sempre? Sì. Secondo la tua professione di fede, io ti battezzo adesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Credi, Lucia, che Gesù è morto per i tuoi peccati e che dopo 3 giorni è risorto? Tu lo confessi come Signore e Salvatore della sua vita? Tu vuoi seguire le sue vie per ogni giorno della tua vita e la tua vita? In base a questa tua confessione di fede, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carlo, tu credi che Gesù Cristo sia morto per te? Non credo. Tu credi che Lui sia risorto per te? Sì. Io non ti lascerò. Sicuro di sì.
Margherita, tu credi che Gesù è morto per i tuoi peccati? Cosa? Tu credi? Che Gesù si morì per causa del tuo peccato? Sì, che lo credo. Tu credi che risuscitò per te? Adesso sì. Tu quieres vivir toda tu vida en el ensino de Jesús, siguiendo la palabra de Dios? Sí. Por toda tu vida? Por toda mi vida. Amén. Segundo tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siete contenti? La Bibbia ci insegna che i figli di Dio sono gioiosi. Amen. Chi invece vuole fare il morto ha un sacco di indirizzi di cimitero da darvi. Basta chiedere alla fine: quando mi piace fare il morto, non mi piace ballare, non mi piace gioire, e noi vi daremo un elenco di cimiteri in tutto il mondo dove potete andare ogni domenica a fare il vostro cultino. Amen. La Bibbia dice che nel cuore dei figli di Dio c'è grande gioia. Aprite le vostre Bibbie con me nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. Vangelo di Matteo 13. Matteo 13, 44. Matteo 13, 44. Ci siete? Dice così: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. La Bibbia, quando Gesù sta parlando del regno dei cieli, sapete che ogni volta che Gesù usa la parola regno nel Vangelo di Matteo, il Vangelo di Matteo è stato scritto originalmente in ebraico, lui usa una parola che si dice malcutà, che parla proprio di un regno politico. Molti dicono: ma Gesù non ha mai parlato di politica. Bugia. Quando Gesù parlava di regno dei cieli, che so, in America soprattutto, che si usa molto in America e Sud America la televisione per la pubblicità, diciamo, politica, che cosa dicono? Perché io farò così, perché noi vogliamo, e raccontano un sacco di cose che poi alla fine non fanno mai, però se la raccontano. Mentre quando Gesù predicava la parola di Dio, Gesù predicava a proposito del regno dei cieli e stava dicendo: il mio governo è celeste e il mio governo non è il governo di questa terra, è un governo diverso. Amen? E quindi qua sta dicendo: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Cioè, vivere, scoprire di vivere con Dio, sotto la guida di Dio, è come un tesoro nascosto in un campo. Perché quando noi battezziamo le persone, noi le catturiamo?
proprio una specie di pigmeo, tutto quello che finisce con meo, Zaccheo, pigmeo. E lui sale su quest'albero perché sa che sta passando Gesù. E sapete cosa dice Gesù? Quando Gesù gli dice che io voglio venire a casa tua, da me, è bellissimo. Lui guarda Gesù e sapete cosa dice Zaccheo? Io darò il doppio di tutto ciò che ho chiesto alla gente, perché lui chiedeva di più. Lui sfruttava la gente, diceva: Signore, darò il doppio di tutto ciò che ho rubato alla gente pur di avere te. Pago il doppio. Perché quando uno conosce Gesù Cristo, è talmente preziosa la presenza di Dio, è talmente grande la presenza di Dio nella nostra vita, che tutte le altre cose diventano piccole. Noi non abbiamo paura di lasciare piccole cose, non abbiamo paura di lasciare vizi, non abbiamo paura di lasciare brutte abitudini. L'unica cosa che noi vogliamo è avere per sempre la guida di Dio nella nostra vita. Amen. Per di venire da solo, qualcuno che ti ha portato, venite qua e date la vostra vita a Dio con tutto il cuore e dite: basta di prendere cura io della mia vita, Dio prendi cura tu, non far passare questo momento. Amen. È qualcosa di prezioso per noi, qualcosa che cambia la storia della nostra vita, è qualcosa che cambia la direzione della nostra vita, mai cambiano mai. È una decisione per la vita eterna. Questa è la decisione più bella e la più grande decisione che uno può fare per la propria vita, perché tu stai decidendo dove vivrai per sempre e come vivrai per sempre. Per questo non avere paura. Io so che c'è ancora qualcuno che esce dal tuo posto e vieni qua dicendo: Dio trasforma le ossa secche e le persone che vivono per sempre. Pregate, profetizzate, usate la vostra fede.